Nonostante le tante crisi che attraversano l'Europa, le risposte per il futuro vanno rintracciate nei pilastri sui quali i padri fondatori il 25 marzo 1957 intesero edificare quella comunità che 60 anni dopo si chiama Unione Europea. Papa Francesco invoca la centralità dell'uomo, la solidarietà fattiva, l'apertura al mondo e al futuro, con il perseguimento della pace e dello sviluppo nell'udienza in Sala Regia ai capi di Stato e di Governo europei per la ricorrenza della storica firma dei Trattati di Roma, una cerimonia che precede di un giorno quella commemorativa nella capitale italiana, con i 27 riuniti in Campidoglio per una nuova firma accompagnata dalle immagini dell'epoca. In Vaticano il pontefice ricorda che a chi governa compete discernere le strade della speranza per un cammino comunitario. Così si fece 60 anni fa in un mondo che conosceva il dramma di muri e divisioni. Tanto si faticò per far cadere quel muro. Eppure oggi si è persa la memoria di quella fatica. Si è persa pure la consapevolezza del dramma di famiglie separate, della povertà e della miseria che quella divisione provocò. Ora, osserva Francesco, si discute di come lasciare fuori i pericoli del nostro tempo, individuati in quelle colonne di migranti in fuga da guerra e povertà. La paura spesso avvertita nei confronti dell'altro, spiega, trova nella perdita di ideali la sua causa più radicale. E ciò si rispecchia anche nella mancanza di politiche migratorie comuni. Ce ne parla Federico Niglia, docente di storia delle relazioni internazionali alla Luis Guido Carli di Roma. La mancanza di visione comune sul tema dei migranti è dettata innanzitutto dalle diverse percezioni che si hanno nell'Unione Europea. Diversi paesi, ad esempio, concepiscono la minaccia da est come molto più sfidante rispetto ai paesi dell'Europa mediterranea, per i quali la questione dei migranti è prioritaria. Dunque, un diverso ordine di priorità per gli stati membri dell'Unione. In secondo ordine, i migranti, come tutto quello che è nuovo, può fare paura e su opinioni pubbliche indebolite dalla crisi economica questo fa molto presa. Il benessere acquisito, spiega inoltre il Papa, sembra aver tarpato le ali all'Europa, ma la sua ricchezza è sempre stata l'apertura spirituale basata sui valori umani. Tale spirito è quanto mai necessario oggi, davanti alle spinte centrifughe, come pure alla tentazione di ridurre gli ideali fondativi dell'Unione alle necessità produttive, economiche e finanziarie. Quella del Papa ai capi di Stato e di Governo è un'esortazione ad aprirsi al futuro, investendo sulla famiglia, garantendo la possibilità di fare figli senza la paura di non poterli mantenere. Ed è un'apertura alla solidarietà, definita il più efficace antidoto ai moderni populismi. I populismi fioriscono proprio dall'egoismo che chiude in un cerchio ristretto e soffocante e che non consente di superare la limitatezza dei propri pensieri e guardare oltre. Occorre ricominciare a pensare il modo europeo per scongiurare il pericolo opposto di una grigia uniformità, ovvero il trionfo dei particolarismi. In tale prospettiva Francesco parla di uno sviluppo armonico per tutta l'Unione. Ancora il professor Niglia. Il superamento dei populismi, delle minacce, parte innanzitutto dalla riscoperta di quelli che sono i valori iniziali dell'Unione Europea. Sono valori che, come il Papa ha sottolineato, richiamando le parole di Konrad Adenauer, primo cancelliere della Germania democratica, è un'Europa che non costruisce muri, è un'Europa che non crea nuove frontiere, è un'Europa che deve essere dotata di visione, di una visione costruttiva che gli permetta non solo di risolvere i problemi interni, ma anche di proiettarsi verso l'esterno.